Ragazzi, avete solo 20 minuti, dopo consegnate. Ok, allora questa pagina la salto. Ho già saltato quella dietro e metà di quest'altro. Cristo, direi che se puntiamo un 4 e prendiamo 3 è già tanto. Li farei vedere io i miei problemi, altro che problemi di matematica. Ma come cazzo è che stanno scrivendo tutti? Ho finito. Ma come stracazzo è possibile? Questa è la classica stronza che prende tutti 9 e 10 e poi ti dice: sarà andata malissimo. Madonna, quanto non la sopporto. Eccolo, il ritardatario perenne. Oh mio Dio, ma gli fa fare pure l'esame adesso? Ma sei serio? Ma vaffanculo. Vediamo se riusciamo a copiare da qualcuno. Madonna, ma quanto scrive piccolo sta stronza. Ma poi perché non hanno inventato le lenti che zoomano? Ecco, si è accorta. Madonna, ma qua fa troppo caldo, si squaglia. Madonna, ma sto piovendo sudore. Peggio di un condizionatore rotto, cazzo. Ma si muore di troppa agitazione da una gamba? La gente muore in modo troppo strano, comunque. Ho sentito di sta coppia che lo stava facendo al nono piano nel balcone di un hotel e tra varie acrobazie sono finite nell'asfalto a piano terra. Oh, ma che cazzo? Perché si è buggato il tempo? Dai, ci deve essere un modo per prendere almeno la sufficienza. Vabbè, piano B, vediamo di intortare il prof. Scusi, per il numero 3 dovrebbe essere tipo così o più cerchi? Non siamo all'elementare, signor Pierlotti. Non posso aiutarla. Ah sì, grazie. Grazie un cazzo, fotti. Non è colpa mia se il tuo lavoro fa schifo. E se vomitassi? Ma certo, se mi metto a vomitare, figurati se mi dice qualcosa sul computer rovinato. No, devo andare in bagno. Ho bisogno di una scusa. Devo chiedere scusa. Scusi, scusate tutti. Albert Einstein, Thomas Edison, erano studenti terribili. Forse sono anch'io uno di quei geni che fioriscono dopo. Pezzo di merda. E che ne sai, magari in 10 anni sarò un genio rispettato da tutti. O magari faccio semplicemente schifo e non farò mai niente di buono. I miei genitori mi staccheranno la testa. I miei amici spariranno tutti e poi siamo in una crisi economica e Plutone non è neanche un vero pianeta. Sono fottuto, la mia vita è... Su, c***o!